Ciao Mary, Ciao Edel, che bello buona ritrovarti. serata, eh sì, ci ritroviamo dopo un po' di tempo. Dopo un bel po' di mesi vorrei dire, che non, Eh sì. forse di più, quando abbiamo fatto l'altra volta la Eh diretta, è sì, passato guarda, se non un è un annetto, mi sa che poco ci manca, eh. mese. Sì, penso anch'io che sia passato diverso tempo comunque. Come stai? Tutto bene, qua è caldo e quindi sono sempre insomma un po' yin, no? Mi sembra yin o yang, in un'energia vitale molto elevata. Sta andando tutto bene nella mia vita. Allora, io ti dirò, dopo che ci siamo parlate lì da te che fa caldo, qui da noi, che insomma cominciamo un pochettino a avere le temperature che sai, sono piacevoli, diciamo così, ma non ancora completamente. Parlare con te, sapere che tu sei intanto in un posto fantastico, e soprattutto dove fa caldo, dove uno ci si fa un bel pensiero. Eh sì, adesso quello che è strano è la mia ora, perché sono collegata a queste 2:33 del mattino, e questo è un po' sbatto. Sono 5 ore di differenza, no? Da te sono le 9:30, da me le 9 e mezza. 2:30, sono in piena notte, sveglierò i vicini. Solo tu potevi accettare di fare una diretta di notte, però ti ringrazio. Beh, dai, comunque, anche perché se no non riusciviamo a incontrarci, perché tu lo fai a questo orario e poi ci Esatto. sono gli spettatori, insomma, a questo orario che incontro, che non ho mai incontrato perché io le mie dirette le faccio alle 2 del pomeriggio, quindi sono veramente onorata di stare in tua compagnia. Ti ringrazio. Intanto io saluto tutti gli amici che si stanno collegando, che salutano te, salutano me. Io mando un benvenuto a tutti e un buonasera. Ben trovati tutti anche da parte mia. Assolutamente. Sì, aspettiamo ancora un attimo, dai, che Sì. magari si collegano piano piano, così poi iniziamo la nostra serata. Beh, le persone, sai, ti conoscono perché tu sei un viso conosciuto, quindi, però devo dire che Bridge è cresciuta tantissimo. Io e te abbiamo fatto la diretta appunto un secolo fa, un anno fa È almeno. vero, tante, tante persone, ma poi che si trovano tutti, come in una famiglia, tutti me lo dicono, eh? Dico, guarda, Brigia è una famiglia, perché poi comunque tutte le persone sono sempre accolte, perché interagiscono, e vedo crescerle, sai, all'inizio erano un pochino più così nascoste, invece adesso si buttano, chiedono, crescono, crescono e noi siamo cresciuti un po' anche con loro, no? Perché tutto questo tempo loro ci hanno anche sostenuto ed è meraviglioso questo allargamento di questa meravigliosa famiglia. Guarda, devo dirti che io l'ho sempre detto che è un po' come essere in famiglia, perché poi, come dirti, le persone le conosci attraverso il nome e poi comunque ci interagisci, no? Perché anche quando fai le dirette, ovviamente, ci si Certo. interagisce. Quindi non so come dirti, diventa un qualcosa di intimo, almeno io lo vivo in questa modalità, perché tante volte le persone scrivono di quello che sono dei loro dolori, ma anche sai, paure o e in realtà ci si conosce virtualmente, non di persona, però si entra in un meccanismo quasi intimo, ci si conosce forse ancora più in profondità che neanche se ci Sì, vedessimo in è vero, presenza. perché c'è un'apertura, no? Particolare, c'è comunque una richiesta di aiuto, ma poi c'è anche uno sfogo, che poi comunque un po' comprendiamo tutti, perché nella vita un po'. Questa vita che va su e giù lo fa con tutti, non è che qualcuno sì, qualcuno no. Quindi Certo. ci riconosciamo tutti in tutti i momenti particolari di queste anime che chiedono comunque conforto, no? E quindi sì, ci fondiamo con loro ed è meraviglioso. E loro con noi, tra l'altro.
Assolutamente, stavo guardando che qualcuno ha scritto: io conosco Mary, ho fatto seduta con lei, ma non riesco a vedere il nome perché, come ti ho detto prima, tengo il cellulare vicino, ma non sempre il cellulare mi dà tutti i messaggi che scrivono. Guarda che è incredibile questa cosa. Beh, perché vanno, no? Vanno avanti e quindi salta un po'. Grazie, sì, grazie delle testimonianze. Allora, Mary, la nostra serata è armonizzare anima, mente e spirito, che penso sia un titolo fantastico, perché Grazie. armonizzare è una parola, come dire, importante, no? Sì. Armonia, quindi è un qualcosa alla quale tutti noi, sotto un certo aspetto, aspiriamo. Rosanna, buonasera. Ragazzi, buonasera a tutti. Io vi state collegando ancora tanti bacetti a tutti voi. Sì, è vero. E cominciamo con... vedo che c'è scritto: sono Nadia. Credo che sia la ragazza che ha detto che ti Che ha conosce. detto che ci conosce, sì, E che ha grazie fatto le Nadia. sedute con te. Allora, stavo dicendo, armonia è un qualcosa alla quale aspiriamo tutti. Però, ancora prima di entrare nella nostra, come dire, nel tema che abbiamo scelto, dicevamo che Brigia è cresciuta, altra testimonianza, anch'io ho fatto una seduta con lei. Sara, Mastroianni, Sara, straordinaria. Ciao Guarda, Sara, ciao, guarda, grazie, guarda. ciao Sara. Allora, eccola qui, guarda. Allora, ciao Sara, grazie. Stavo dicendo, però ci sono tante persone che ovviamente in un anno, sai, si sono aggiunte. Noi siamo veramente, come dire, io lo dico fin dall'inizio, siamo una famiglia, condividiamo un percorso di crescita, di informazione, quindi mi piacerebbe che tu parlassi anche un po' di ciò che fai. Per le persone che, sotto un certo aspetto, ovviamente si sono aggiunte dopo che io e te avevamo fatto una diretta, quindi avevamo parlato un po' di quello che fai, Sì, avevamo curiosato nelle tue è cose. vero, è vero. E quindi Sì. magari se ci racconti un po' di te. Sì, io in pratica diciamo che entro in connessione con la parte animica che è l'anima, l'inconscio, la parte più interiore della persona con cui mi trovo a interagire e entrando in contatto, in comunicazione con lei mi faccio portare, diciamo, nel tempo, nel luogo, negli eventi dove è accaduto qualcosa che magari appesantisce o blocca il presente, no? Blocca la capacità di muoversi con serenità e armonia nel quotidiano. Di solito entro in uno stato di coscienza alternativa che è l'autoipnosi, ma oggi come oggi, insomma, non è neanche poi quello che faccio definito da un termine, del perché non medio, perché sono a contatto diretto. Anima non è un'altra persona, anima è la persona con cui sto interagendo, no? Quindi sono diretta, però sono fuori dal corpo, fuori dalla materia. E, siccome nel nostro contesto di crescita e di vita ci portiamo dietro o le nascondiamo degli eventi traumatici che magari ci impediscono di vivere serenamente, nella connessione con me, anima mi porta nel luogo e nel tempo. Perché dico luogo e tempo? Perché addirittura a volte vengo accompagnata nelle vite precedenti, dove magari qualcosa è accaduto che in memoria forte ce lo portiamo anche in questa vita qui. Quindi è questo quello che faccio, mi connetto con la parte animica, con la coscienza, interagisco anche con la mente, quindi questo corpo energetico mentale, con il corpo energetico spirituale e comunico i disagi o le problematiche o i punti particolari dove poi invece si deve andare a lavorare per risolverli. Questo è un riassunto di quello che faccio. Aspetta, dobbiamo spiegare che Sì. stasera però
non fai, perché vedo che le persone stanno scrivendo, domande. no, no, stanno scrivendo Rosanna 14458, non so bene come funziona, ma vorrei sapere come posso armonizzare la mia anima. Poi ha scritto Sara 8689, quindi stasera Mary parlerà di ciò che ovviamente fa quando fa delle sessioni private. Quindi questa sera è una serata dedicata a lei per conoscerla meglio, per capire il percorso che lei fa attraverso questa connessione con l'anima. Ovviamente poi, se avete necessità, potete scriverle in privato. Ho Sì, detto bene? magari avete detto benissimo, magari qualcuno pensava che nella diretta potessi rispondere alle Sì. domande. Altre domande invece che potete fare, che saranno quelle di spiegarvi più profondamente ciò che possiamo fare insieme. Nel Guarda, primo io contatto. ti Sì. metto le testimonianze perché ce ne sono diverse. Sì, grazie. Ciao Mary, ho avuto il mio primo contatto con l'anima e mi ha svelato alcune verità. Un abbraccio Mary, sì, questo è quello che faccio, contatto. Ho avuto un contatto con lei, bellissima esperienza, sono contenta di queste testimonianze e vi ringrazio davvero di cuore. Eccomi. Allora, Mary. Abbiamo parlato dell'armonia anima-mente-spirito. Oh, guarda, metto anche questo. Poi, ragazzi, cominciamo la serata. Ah, la mia anima, la mia vita, come possiamo definirti, cara Mary? Ecco, grazie Donatella. E, come possiamo definirti? Guarda, in realtà, non, come dicevo prima, non c'è ancora un termine, no, Edel? Perché magari, ecco, per esempio, tu sei conosciuta, sei bravissima come medium, no? Oppure quella che è una sensitiva, oppure l'altra ragazza, Lenuccia, grazie Lenuccia, c'è un'altra persona che è la comunicazione con gli angeli, o c'è quella che è una cartomante. Non è definito ancora con un termine quello che faccio io. All'inizio usavo, se metti in contatto con l'anima, fra un po' lo spieghiamo. Dobbiamo iniziare. Quindi, che cosa accade, Edel? Io una volta all'inizio, per spiegare perché più vicino di tutto ci va la telepatia, no? Sai, telepaticamente Certo. dici, leggi il pensiero delle persone. Allora era telepatia animica, perché in realtà io comunico con la parte L'anima. animica, ma poi questa telepatia dirottava le persone al pensiero che io leggessi nella mente altrui, ho dovuto eliminarla. Quindi non c'è ancora coniato il termine per ciò che faccio, perché fondamentalmente non c'è nessuno che arriva a darmi delle informazioni dall'oltre. Non sono un tramite, perché io mi connetto direttamente, quindi non c'è una medianità. E il mio titolo è A tu per tu con l'anima, perché sono in connessione oltre la materia con lei, quindi con il vostro inconscio. L'anima, no? Cioè, l'essenza che indossa il nostro corpo. Quindi non ho un'identificazione ancora, perché questa Donatella, lei mi diceva come ti identifichi, però magari lo penserò questo nome di quello che faccio per spiegarlo con un nome che Con un indica, termine. con un termine che indica. Telepatia è quello che lo dà proprio per intesa il fatto che sono a connessione. Telepatia animica, chiamiamola così. Guarda, Angela dice mediatrice d'anima. Mediatrice d'anima, sì, ecco, anche quella potrebbe essere mediatrice d'anima. Sì, magari allora i vostri suggerimenti potrebbero essere presi come spunti. Vi ringrazio tanto. Aspetta, poi Sì, iniziamo la serata. sì. Allora, c'era la domanda prima che diceva come ci si mette in contatto con l'anima. Aspetta, mi è scappata la domanda, non ce l'ho più.
Sì, e come ci si mette in contatto con l'anima, intanto è un po' spegnere questa mente, perché la mente è una radiolina sempre accesa, no? Infatti lo vediamo addirittura che quando noi siamo in un momento particolare di pensiero, di stress mentale, la musica ci dà fastidio perché non ci fa concentrare. Immaginate che il pensiero della mente costante è rumoroso per ascoltare l'anima, perché anima ci parla costantemente, lei che viene a fare queste esperienze nel mondo, nella terza dimensione, in questa reincarnazione. Quindi allenarsi in un certo senso a spegnere questi pensieri della mente e a sentire di pancia, di cuore. Sai quando noi siamo innamorati, dici, ah, ma guarda, tu sei innamorato, non capisci più niente, perché nell'amore noi perdiamo la cognizione della ragione, no? Che è la mente. Quindi dovremmo essere sempre innamorati di tutto e di tutti, della vita che stiamo facendo per vivere proprio nell'essenza animica. Silenziando la mente, comunichiamo con l'anima. Quando ti sei accorta di avere questa bella dote? Ah, È grazie. Nadia? Allora, No, scusami, sì, Nadia è è. Luciana Carlini. Sì, Luciana, Allora, Luciana, dimmi. ormai sono quasi 11 anni che mi è capitato, dopo un periodo un po' particolare, di dolore di vita vissuta in un momento particolare dove scadenze così non troppo lontane uno dall'altro, ho vissuto le perdite dei miei genitori, dei miei genitori, di mio marito e poi dei fratelli. E in questo momento mi sono fatta le domande che tutti ci facciamo quando iniziamo a vedere e magari a provare questi dolori. Perché sono qui, perché dove sono andati, che cosa è successo, quindi di voler interagire con l'oltre. Ho conosciuto, sono andata alla ricerca di un ipnologo, quindi di entrare in questo stato di coscienza alternativa per uscire fuori dal corpo e comprendere questo mondo invisibile. E da lì, proprio questo ipnologo ha scoperto queste mie qualità, facilità, li abbiamo tutte queste doti, perché scendere in ipnosi è una cosa che possiamo fare tutti. Poi magari con l'allenamento o con una facilità a decodificare i messaggi che arrivano, uno poi prosegue in questo cammino. Ne sono stata affascinata di questo mondo, di questa capacità di camminare fuori dal corpo, tanto che ci sono rimasta in questo stato di coscienza che vado, esco, entro. Tu mi capisci, no, Ede? Molto bene, molto bene. Lei è Nadia, dice se vedi pure lo spirito guida. Beh, guarda, fondamentalmente sì, se li chiamiamo, se ce ne sono, arrivano, però il mio intento, perché comunque questo incontro con me è a scopo, possiamo dire, di guarigione, ma non guarigione fisica e cellulare, ma guarigione dell'anima, diciamo che mi piace più concentrarmi sullo stato animico della persona con cui interagisco, però sì, anche allo spirito guida. Mi concentro però molto a comunicare, sapete, con questi corpi energetici, il corpo energetico anima, il corpo energetico mente e il corpo energetico spirituale. Questa è un po' la risposta. C'è anche questa domanda. Mi sono dimenticata di chiederti se ci sono dei tempi per fare la sessione con te da una all'altra. Ma guarda, veramente non è un ciclo, non iniziamo un ciclo quando si interagisce con me. Spesso riusciamo a definire tutto in una sessione perché reindirizziamo lo stato vibrazionale, no? Quindi l'integrazione anima-mente-spirito, l'armonizzazione, e quindi poi le anime che sono un pochino più evolute vanno avanti da solo, no? È come impariamo a fare attenzione, e quindi poi si prosegue anche da soli, senza più la necessità del mio supporto. Un secondo incontro è semplicemente, ma a volte capita, per dire sto facendo bene, avere conferma dell'evoluzione che si è fatto. Quindi
Diciamo che solitamente un incontro è già sufficiente, e poi magari il secondo è la curiosità di vedere se si è compreso bene, se si è riallineato bene. Poi invece magari c'è chi è che fa proprio un percorso di crescita importante, e allora magari mi segue una volta ogni 2 o 3 mesi, mi chiama e dice: beh, andiamo a vedere, ho bisogno di avere informazioni, di aggiustare delle cose. E allora chiede magari mi aiuto e io sono lì. Io intanto continuo a mettere queste robe. Come si fa a sciogliere un blocco? Paura di parlare. Guarda, queste le paure, perché poi mettiamolo un po' a largo raggio, no? Facciamo come gli antibiotici a largo spettro. La paura, in realtà, come tutte le emozioni, bisognerà andare a lavorare da dove è partita questa paura, dove l'evento, come si è creata e perché magari anima se la sta portando dietro, no? Perché alcune anime incartano questo pacchetto di un sentimento che non vogliono e lo eliminano, e invece alcune poi magari se lo portano invece caricando il peso, no? E quindi diventando magari sempre più appesantiti, non solo dalla paura, magari dai timori o magari paura di parlare, diverse tipologie dei paure. Diciamo che si va a lavorare dove è nato, alla radice. Questa è una testimonianza per te. Ho avuto, ah, che piacere, grazie, è un onore. Gli incontri con Meride è stata fantastica, grazie. Sei tu che sei fantastica e meravigliosa. Allora, Mary, anch'io ho qualche domanda per te. Partendo dal grembo materno, la connessione tra il feto e la mamma. E ovviamente ci sono delle informazioni che vengono date al bimbo, al feto. Quanto influiscono le informazioni in questa connessione così intima? Allora, guarda, la nascita, il momento della gestazione è un momento molto particolare perché noi contiamo i nostri anni dal momento in cui usciamo da questo ventre materno. E quindi sono nata lì a quel giorno e poi da lì tutto sembra iniziare. Invece, fondamentalmente, noi nasciamo già lì, in quel momento, nel ventre materno, siamo già nati, sai, 1 mese, 2 mesi. Tanto è vero che gli ultimi mesi, poi alla fine si creano i polmoni, però intanto noi veniamo alimentati, quindi comunque tutto quello, il contesto dell'anima ha già incorporato questo corpicino che si sta costruendo. Quanto è importante? È importantissimo perché, a parte il grande collegamento, importante collegamento che c'è con la mamma, l'anima all'interno di questa carrozza, chiamiamola così, che è il grembo materno, assorbe tutto quello che è fuori, oltre la mamma. Tant'è vero, adesso non so se si faceva anche una volta, no? Però ci si parla al bambino da fuori, il papà, lo zio. Perché? Perché si sa che arrivano queste informazioni. Quindi è molto importante, perché sicuramente sono dei momenti che non ricordiamo se non ci vengono raccontati, ma che influiscono invece per la nostra nascita e crescita futura. Alcune anime scendono così felici, vado lì da mamma e papà, poi c'è un contesto magari non così bello all'esterno che vorrebbero ritornare indietro. E tante volte dico: guarda, la tua anima non vuole più uscire, cioè anzi vorrebbe ritornare indietro perché c'è qualcosa che non vive, ha sentito beh, che non le piace di fuori. E infatti magari mi dicono che è stato un lungo tempo, ha fatto 9 mesi e poi non voleva uscire mai.
Un'altra cosa, per esempio, ci sono invece, mi è capitato, quindi vi racconto qualcosa che è accaduto nel mio vissuto con le anime. Anche le mamme che così piacevolmente felici di avere questo bimbo in grembo vorrebbero non partorire perché il fatto è la gravidanza la vivono con tanto amore e quindi si sentono trattenuti. E nel momento che questo feto, quindi che l'anima nasce, viene in vita, esce fuori, diciamo, nella terza dimensione, ha dei traumi, perché questo trattenerlo troppo non fa bene. Invece ci sono delle anime che vorrebbero proprio fuggire, quindi scendono anche prima. Sono molto, molto importanti i momenti vissuti di gestazione perché l'anima all'interno assorbe tutto, quindi rabbia, nervosismo, ma non solo della mamma. Per esempio, le paure nelle mamme. Io non sono mamma, quindi non te lo so dire come ci si sta in uno stato di gravidanza, però quelle paure normali, sai, se vanno bene, se saranno sani, alla fine se sono esagerate, no? Se hanno un'elevata vibrazione in un contesto quasi un po' maniacale, l'anima le porta con sé, quindi sarà una bambina o un bambino con paure. Inconscia che non riesce, parlavamo prima di paure, no? Da dove nascono queste paure? Quindi cresceranno con delle paure inconsce che loro non riconoscono e non sapranno mai risolvere perché non ne hanno memoria. Quando diciamo andiamo a vedere le vite precedenti, perché non ne abbiamo le memorie, quindi le andiamo a rivedere e a risviluppare, queste della gestazione, quindi della gravidanza, sono memorie che noi non abbiamo se non ci vengono raccontate. Sono momenti importanti, quindi per le neomamme che lo possano tenere presenti e per chi invece magari ha nella vita un contesto di emozioni che non comprende. Si va proprio a lavorare su questo periodo, di gestazione, di gravidanza. Mamma mia, non oso pensare ai bimbi che sotto un certo aspetto non sono desiderati. Mamma mia. Certo. Sentiti, loro li sentono, ma le aggressività, tante volte i litigi, il papà arrabbiato, le problematiche di denaro, tutto quello che avviene. Per dire proprio un'assurdità, il gatto che miagola sempre, faccio un esempio, viene sentito tutto, quindi viene sentito non compreso e assorbito, no? Perché non abbiamo la capacità di elaborare. E questo, dal momento in cui nasciamo, il semino che dici, ah, sono incinta, fino ai 10-12 anni, tutto quello che l'anima vive e non è in grado di elaborare per la poca esperienza, se lo tiene dentro, se lo tiene dietro, se lo porta e ci inciampa perché sono tutti pesi, intralci non comprensibili, non appartenenti alla sua esperienza di vita. Certo, c'è una domanda di Donato. Ciao Donato. Allora, buonasera Edele, anche io da piccolo entro e esco dal corpo, vado in astrale. Mary, secondo te c'è un motivo particolare se sono cosciente così? Beh, qui risponderei a una domanda, comunque brevemente. Sì, c'è un motivo, ci potrebbe essere un motivo. Sappiate che alcune anime non scendono così con grande piacere, magari devono venire a fare un compito, come quando andiamo a lavorare ma non ne abbiamo voglia. Quindi alcune anime entrano a fare queste esperienze di reincarnazione con questa poca voglia. Quindi come possono fuggono da questo corpo. Qua diciamo poi abbiamo parlato della gestazione, lo toccheremo magari nella nascita questo argomento che è qui poi mi sembra insomma da qui a Sì, poco. questo lo metto ancora per te. Scrivete i All'inizio. nomi, così noi sappiamo chi ci scrive. Sì, ho iniziato la mia consapevolezza spirituale 3 anni fa con Mary. Ad oggi sento una profonda gratitudine verso la vita generale. Ti ringrazierò in eternità. Ti ringrazio, cara. Cara o caro, grazie. Mi fate veramente felice e commuovere.
Ecco, magari, come dicevo un attimo fa, se ci scrivete i nomi, visto che non li vedo al cellulare, non li vedo al computer, almeno riusciamo a capire con chi stiamo Sì, parlando. vi riconosciamo. Grazie, grazie. Senti, volevo anche chiederti una cosa, cosa si intende per DNA energetico? Allora, ovviamente quello di cui stiamo parlando adesso, della capacità di comunicare con anima, è ovvio che siamo nell'energetico, no? Siamo in eterico, perché io entro in questo stato, di connessione, di coscienza alternativa, esco dal corpo e mi incontro con l'anima in eterico. Noi, proprio parlando di nascita, di gestazione genitoriale, quindi mamma e papà, non portiamo dietro solamente i tratti somatici del DNA nella fisicità, ci portiamo dietro i tratti genetici, quindi DNA energetici. Di mamma e papà, quindi una struttura carnica, se vogliamo dire, un evento traumatico de delle loro esperienze, possono essere tramandate nel feto, quindi nell'anima di noi nasciturni. Quindi questo è proprio DNA energetico. Cosa ci portiamo dietro da mamma e da papà? Non solo le caratteristiche fisiche, ma anche delle caratteristiche energetiche. Per esempio, la rigidità di un'anima. Guarda, questa, tante volte mi trovo così, un'anima troppo rigida, che contestatrice, quindi fredda, se vogliamo dire, no? Nella rigidità c'è anche la freddezza. E poi però mi accorgo che anima mi trasmette, me lo dice proprio, non mi appartiene, cioè che non è una sua appartenenza, non è una caratteristica di anima, ma è una caratteristica assemblata, assimilata nel DNA energetico dalla parte del padre o addirittura dal nonno. Guarda, questa è una forma, diciamolo così, che non ti appartiene. E allora lì ho bisogno comunque di interagire con la persona con cui sto parlando e dico: com'è fatto tuo padre? E lei magari mi dice: sì, mio padre in realtà è rigido, è incostante, è un po' freddo. E allora noi ripuliamo questo DNA, no? I tratti somatici non li possiamo modificare, ma se è una identità o una interferenza che incide sul percorso di crescita in un modo negativo, noi la disconnettiamo, la ripuliamo. Se invece magari è una caratteristica, è una interferenza benefica e positiva, ne prendiamo coscienza e la portiamo nel nostro viaggio di vita. Certo. Allora, Elga, la signora che ti ha mandato prima il messaggio, dove ti ringrazierà per Sempre, grazie, sempre. grazie Poi c'è questa domanda di Pina. Ciao Pina, mio Elga. figlio è nato 3 mesi prima, può avere una motivazione particolare? È certo che potrebbe avere una motivazione particolare, magari come dovrei essere connessa con te per sapere, perché poi tu sei connessa con il tuo figlio, quindi ne vedo e ne percepisco e comunque mi comunica l'anima di tuo figlio, il perché se n'è uscito prima. Comunque le caratteristiche può essere o perché stava scomodo o perché aveva desiderio di vivere, di vitalità, di scendere proprio, di vedersi nel suo corpo, perché anima ovviamente non ha corpo, non ha una forma, no? La prende quando indossa questo corpo. L'anima è un po' come l'acqua, no? Se la mettiamo dentro la bottiglia, prende la forma della bottiglia, se la mettiamo dentro una sfera, prende la forma di una sfera, però se le bocce o bottiglia o sfera si rompono, l'acqua continua ad esistere. Quindi che cosa succede? Anima, alcune che sono un pochino più focose delle altre, hanno il desiderio di scendere prima, di vedersi in questa forma, perché quando noi incorporiamo questo corpo, prendiamo questa forma che anima non le dispiace per niente. Quindi potrebbe essere stato quello.
Allora, adesso c'è questa domanda. Lei è Sì. una mamma meravigliosa, ciao Mina, di una bimba altrettanto stupenda che è andata nell'oltre a 5 anni e dice che all'età di 4 anni le chiedeva sempre se moriva prima lei o la mamma, non parlandole mai di morte. Cosa ne pensi di questa cosa? Guarda, alcune volte ovviamente non ne abbiamo i ricordi, ma ci sono dei progetti e dei programmi di vita che si fanno prima di entrare in questo corpo. I Sembra, progetti. ecco, dei progetti proprio, quindi sembra strano, però immaginiamoci che noi siamo immortali, no? Abbiamo la capacità di incorporarci tutte le volte che vogliamo, quindi un giorno potremo essere maschi, un giorno femmine, un giorno magari invece vogliamo essere solo bambini, bambini e non crescere più di quello e decidiamo di farlo. Noi purtroppo dimentichiamo da dove veniamo i nostri progetti nella reincarnazione, ma questo potrebbe essere per esempio uno di questi casi, il desiderio di essere solo bambino di quell'età, quindi di non avere il pensiero poi di crescere. Noi immaginiamo il mondo intero, quindi il mondo intero nella considerazione anche delle tipologie di razze, no? Quindi quelli di colori, gli asiatici, cinesi, giapponesi, gli americani, tedeschi. Immaginate che noi possiamo desiderare di fare tutte le vite ogni volta in queste situazioni. Vorremmo una volta sperimentare la povertà, perché no, anche la fame, e una volta invece vorremmo essere ricchi. Quindi, se noi volessimo fare tutte queste esperienze, non tutte le esperienze di vita dovrebbero durare fino a 200 anni, perché sarebbe immenso l'eternità con cui noi vorremmo indossare tutti questi corpi, no? Un giorno vorremmo fare il militare, un giorno il geometra, un giorno una vita, questa è una vita, una vita. Quindi, a volte, questo tempo che noi abbiamo in questa terza dimensione non è abbastanza per un'anima eterna. Quindi possiamo anche pensare che tua figlia aveva fretta di scendere, dare una sbirciatina perché poi voleva fare magari qualcos'altro. E anche questo è una cosa che si rivela nelle mie interazioni con l'anima. Allora, ci abbiamo un'altra domanda. Vediamo se vedo il nome, ma non credo. Aspetta, sì, è Nadia. Nadia, Nadia. Allora, il DNA fa riconoscere le anime tra di loro e quale karma e compiti che si devono svolgere nella vita. Allora, il DNA energetico, quello ne abbiamo parlato, è un po' quello in connessione, in trasmissione con i nostri genitori se sono interferenti. Altrimenti noi abbiamo il nostro DNA energetico, che non è una lettura. Io comunico, cioè le anime mi parlano, comunque si manifestano in un evento, in una situazione che io decodifico come messaggio. Qui ci riallacciamo un pochino a quello che ho appena detto, non tutti scendiamo con un compito particolare. Il compito di noi anime nella vita è vivere, vivere e fare esperienza, ma vivere fondamentalmente non è un quotidiano un po' così meccanico come quello che ci stanno un po' inducendo a fare, è sperimentare. Sperimentare vuol dire non tirarsi mai indietro, non farsi prendere dalle paure, volere potere, no? E quindi nascere e sperimentare questa vita vuol dire un po' intercedere con fantasia, quindi entrare in empatia con gli animali, con le piante, con questa madre terra che è meravigliosa, senza farsi mangiare dai leoni, però vivere tutte le cose positive di questa vita. E questo è il nostro compito, scendere, prendere forma, come dicevamo, sembra che poi questi argomenti si colleghino un po' tutto, prendere forma e sperimentare. Quindi amare,
magari creare come la maternità, scendere uomo, maschio, donna con tutte queste caratteristiche e potenzialità che abbiamo di incorporarci in diverse forme e perché no mettere amore, aiutare gli altri. Questo è un compito un po' che dovremmo, mi sa che ce l'abbiamo un po' tutti, alcuni se ne dimenticano, alcuni un po' lo lasciano da parte, però non c'è un compito vero e proprio, si scende per sperimentare questa vita, quindi ricordarci chi siamo ci permetterà invece di svolgere al meglio le nostre doti, metterle a disposizione le nostre doti e le nostre qualità e quando noi facciamo le cose al meglio le facciamo per il bene per noi stessi e per l'umanità e quello è un compito che più onorevole non c'è. Allora, io do spazio a loro perché vedo che fanno domande. Sì. Allora, non ho il nome, lo stavo cercando. L'anima si incarna subito al momento del concepimento o dopo qualche settimana? Allora, questa è una domanda molto bizzarra, ma molto forte. Capita a volte che delle anime arrivano subito, generalmente subito si incarna, appena comunque inizia questo semino, no? Immaginiamolo come la pianta, quindi che si sviluppa, è già lì. Però alcune volte invece c'è uno scambio, c'è qualcuno che se ne va via e poi che ne arriva addirittura un altro. Quindi diciamo che sono molteplici le situazioni che possono avvenire. Generalmente però non si sta così tanto tempo senza, viene in nella massima, appena si, come si dice, si concepisce, entra anima. Alcune volte, però, questa anima che è entrata, se ne vuole andare via, ne arriva un'altra, non facendo passare così tanto tempo. Però, immediatamente nel concepimento, entra anima. Ed è quello che dicevamo prima, che è da lì che lei nasce. Noi nasciamo da quel momento lì. Allora, lei è, sì, c'è il nome, Anna. Leggi tu, dai. Allora, mia figlia è nata prematura 3 mesi prima, il gemello non ce l'ha fatta. Ora ha attacchi di panico, no, ha attacchi di ansia, prima sembrava dalla scuola, invece ora lo fa in presenza di estranei. L'ho portato ovunque e non si trova una motivazione concreta quando ha attacchi di ansia, si isola con se stessa. Cosa potrebbe essere? Qui guarda, possiamo proprio parlare che è accaduto qualche cosa nel momento che li avevi in grembo, Anna. Quindi qualche cosa che lei ha nella sua memoria di un vissuto che diciamo non è così tanto bello di aver perduto, no, questa. Io sono gemella, Anna, quindi devo dire che la vita da gemelli è completamente diversa da fratello e sorella. C'è una comunicazione, infatti. Questa telepatia per me non è così lontana perché io comunicavo con lei già dall'inizio. Quindi sì, un sentito molto forte, è un vissuto da andare a scardinare, a ripulire, elaborare quantomeno partendo da quel momento che le avevi in grembo, quando qualcuno, insomma, quando l'altro gemello non ce l'ha fatta, invece lei è lì. È una sopravvissuta, però una sopravvissuta in una lavorazione che non è capace di fare, quindi dovremmo riportarla in quel tempo, in quel momento, e farle elaborare il momento, poi perché no, farle anche incontrare il fratello che forse, come dicevamo prima, ha deciso di andarsene, quindi senza una colpa, e quindi rimetterla in equilibrio, rimetterla, come dicevamo prima, in armonia tra anima, mente e spirito. Ti sono vicina, Anna. Allora, aspetta, c'è anche questa domanda vera. Può aiutare l'ipnosi regressiva? Certo, l'ipnosi regressiva, io nasco con questa disciplina, questo esperimento tutti i momenti, questo stato dell'essere. Sì, può aiutare. Allora,
Qui apriamo un altro argomento importante, no? Perché tra l'altro lo allaccio anche all'aiutare di quello che faccio io. L'ipnosi aiuta molto, ma nel contesto di entrare in queste esperienze, in questi campi, in questi percorsi di crescita e desiderio di risolvere, c'è diciamo, un ingrediente, tra virgolette, molto importante, la fede, la fiducia che dobbiamo mettere in quello che noi facciamo. Tutto funziona e funziona bene perché ci sono dietro l'ipnosi ci sono studi antichi di tempo molto indietro, ma noi dobbiamo approcciarci a queste discipline che conosciamo oggi, quindi anche la sperimentazione del mondo in eterico, con grande fede, altrimenti nulla ha valore, nulla prende quel senso che deve prendere e nulla in un certo senso si risolve. Come fare, no? Perché è vero, parlare è facile. Siamo sempre lì. Fondamentalmente non facciamoci ingannare dai pensieri della mente, lasciamoci andare. L'ipnosi regressiva è un momento in cui tu ti lasci andare a chi poi magari con serietà ti conduce. Spegni la mente e parla solo il cuore e la tua anima. La fiducia, il pensiero, il sapere, il credere che queste forme, queste discipline, queste sperimentazioni sono reali e ci credi, aiuta e risolve. Se ci vai rigido, alcune volte magari mi contattano e poi entrano in una certa situazione di sfida, no? Non bisogna sfidarmi, io non sono qui per fare chissà che cosa. Con amore mi lascio portare dalla vostra anima, ma la sfida non è un sentimento di anima, la sfida è un sentimento di mente. Quindi, se noi sfidiamo chiunque magari ci mettiamo nelle mani, che sia un ipnologo, un psicologo, una medium, no? A vedere chissà che cosa o aspettarci chissà che cosa, lì la mente non tira giù solo una saracinesca, ma mette anche delle barriere che noi non possiamo oltrepassare. Quindi lì poi non è la nostra capacità, ma siete voi l'ostruzione principale. Quindi una cosa importante, vera, tutto è buono ed è utile è risolutivo, ma noi dobbiamo silenziare la mente, che cosa vuol dire? Alzare le saracinesche, deporre le armi, quindi queste barriere, e lasciarci andare. Questo mondo dell'invisibile è invisibile, ma esiste. Dobbiamo crederci, avere fiducia e lasciarci andare. E allora avremo delle risoluzioni. Sei d'accordo, Eden? Ti aggiunge, si stavo leggendo il messaggio, ho fatto Sì. questa domanda perché ho perso mia figlia per anoressia e mi sono chiesta se avesse potuto affrontare in modo positivo questa terribile malattia. Sì, avrebbe potuto, però sai, a volte anche queste, come dicevamo, no, prima nella perdita di una bambina di soli 5 anni, a volte ci sono dei progetti di vita, delle anime che non ne riusciamo a comprendere, ovviamente da di qua, da questa materia, il perché e il per come, no? Anche magari l'incidente, quello con la moto, quindi tutte queste morti così improvvise e pazzesche. Ci sono degli accordi, dei progetti che sono al di fuori di quello che noi possiamo comprendere. Potresti averla aiutata, ma in realtà se c'era un progetto di vita potevamo anche andare a portarla nel Monte Everest, ma lei avrebbe fatto quel percorso, quella data, quel tempo e quell'orario. Quindi anche chi nasce con gravi patologie o malattie decide di farlo. Vediamo se vedo il nome. Allora, sì, decide di farlo. Come dicevo, Marilena. tante volte.
Tante volte questi corpi che do noi dobbiamo indossare nascono difettosi, no? Come tante volte nelle fabbriche, jeans vengono tutti fatti perfettamente e poi magari uno invece la tasca si scuce. Fondamentalmente, ricordatevi che anima ha il pensiero, il ricordo, sa chi è l'immortalità. Quindi a volte questi corpi non nascono, non crescono corretti. Quindi anima non ci si può attaccare bene. E quindi o vive in una situazione di disagio con questo corpo, o decide addirittura di abbandonarlo e se ne va via prima. Ma fondamentalmente anche questo accade. Ma ripetiamo, nell'immortalità della vita, dell'esistenza dell'anima, lei le vuole fare tutte le esperienze, quindi perché no? Potrebbe aver deciso di fare anche quella in un corpo così poco sano. Allora, conoscerete tutti, qui mi aggancio ad una situazione reale, perché poi lei è stata un po' la bandiera di coraggio che ha fatto. C'era una ragazza che è nata senza braccia, ma con le gambe fa tutto, e poi balla, si pettina, si veste con i piedi, no? Con i piedi lei fa tutto, magari molti di voi lo avrà visto. Tra l'altro è stata un po', diciamo, il capostipite di altre come lei che poi hanno iniziato a fare. Quindi fondamentalmente hanno sperimentato un qualche cosa di particolare, no? Qualche cosa che non tutti noi, per esempio, diremmo: ma come facciamo a pettinarci con i piedi? E invece lei lo fa, si veste, balla, mangia, muove la forchetta. Quindi perché no, anima, magari non è venuta con quell'intento di vivere questo, ma si è così fortificata che ha risolto in questa maniera questa esistenza. Tanto poi lei comunque, quando terminerà quell'esperienza, ne farà un'altra. Quindi questo è un argomento di quantistica. Tutte le possibilità, tutte le probabilità sono aperte in questo mondo così particolare, così meraviglioso, se vogliamo dire. Vero. Guarda, hai già risposto, ma la leggo per dovere. Vera dice: la sua anima aveva finito il suo percorso. Parlando di progetto, ovviamente, Sì. hai risposto. Poi c'è questo bellissimo messaggio di Sofia che ti Ah, dice: ciao grazie. Sofia, che meraviglia, è davvero stupendo questo con te. Trovo moltissime similitudini con il Theta Healing e mi affascina tantissimo. Ci sono scogli su cui sto lavorando tantissimo. Con un incontro con te, credi che potrei velocizzare il processo di guarigione energetica? O magari, se è un percorso scelto da un'anima, non si può cambiare? No, alcune volte invece un incontro con me non che velocizza, risveglia. Io in realtà poi non dico niente che non sia già farina del vostro sacco, perché io comunico con la vostra anima, quindi dal momento in cui io me lo sentite dire da me, percepite che è un qualche cosa che vi appartiene. Ma non dimentichiamoci che in questa vita noi, anche se facciamo questi percorsi evolutivi, comunque siamo distratti da un quotidiano che è la spesa, le bollette, la casa, i figli, e quindi a volte qualcosa ci può sfuggire, no? E diciamo che per anime evolute come sei tu, Sofia, l'incontro con me potrebbe essere mettere in rilievo, in risalto, ciò che potrebbe esserti sfuggito, ma che ti appartiene, che magari è già lì, basta semplicemente metterlo in evidenza. Velocizzare, sì, a volte si velocizza. Allora, c'è questo messaggio di Anto. Ciao Anto, perché si fanno passi di crescita e poi ad un tratto si ricade nel baratro? Allora, noi occidentali abbiamo un condizionamento molto forte, che è la nostra cultura. Non nasciamo con questo spirito di camminare in armonia tra anima, mente e spirito. Quindi, quando a un certo momento della nostra vita vogliamo intraprendere il percorso,
mentre lo portiamo avanti, perché non è un percorso facile rimanere in linea con la nostra spiritualità, con il nostro Dio interiore, con anima. Anzi, diciamo che in questa vita che è tempestata da mille particolari eventi all'esterno di noi, ci mette veramente a dura prova. Sentiamo che non ci appartiene, quindi diciamo, ci stiamo facendo il film, non è una cosa nostra, sono tutti i pensieri della mente e lasciamo andare con una mancanza di costanza. In altri, come l'Oriente, in altri luoghi invece, queste manifestazioni empatiche, spirituali, non relativamente sempre connesse a una religione, ma una spiritualità interiore molto forte, viene proprio dall'infanzia insegnata, quindi dall'asilo, e allora ci si cammina con leggerezza fino alla fine. Quindi passi di crescita perché ci si abbandona, perché a volte non avendo la cultura interiore dentro di noi, non ci siamo plasmati insieme, fusi con essa, perdiamo la costanza, come quando vogliamo andare in palestra per un po' e poi lasciamo perdere. Se ci fossimo cresciuti, nati e avessimo avuto queste informazioni già dal grembo materno, noi saremmo anime spirituali nell'amore e nell'empatia senza grandi sforzi e sempre per tutta la vita. Allora, ti leggo questo messaggio che è Sì. di Ivana. Vero, con l'ipnosi regressiva si ha un valido aiuto. Vero, che se c'è la fiducia piena di chi si sottopone ad ipnosi, tutto si svolge con facilità e serenità. Ciò nonostante si può indurre l'ipnosi in ogni caso, con e senza resistenze, consce o inconsce. Ma credo che lei, signora Criscione, lo sappia benissimo. Sì, io ormai entro in uno stato di autoipnosi con molta facilità. È un allenamento anche questo che, come dicevo, tutti possiamo fare lasciandoci andare e facendo cadere le barriere di questa razionalità che a volte ci depista. E quindi possiamo essere tutti in contatto con la nostra anima sempre e comunque, ma nel momento in cui ci vogliamo rilassare, possiamo entrare in questo stato di ipnosi e beneficiare, farci del bene, addirittura autoguarirci tante volte se abbiamo delle patologie o delle particolari mal di testa o cose che possiamo guarirci. Noi siamo esseri molto potenti, ce ne siamo dimenticati. Vero, grande verità. Poi ti faccio qualche domanda io. Franca, Sì. io mi chiedo come stanno le persone autistiche dentro di loro. Cosa sentono, provano? Io credo che l'anima comprenda tutto. Cosa ne pensi? Sì, penso che comprenda tutto, comunque non dimenticare che le persone autistiche comunque eccellano, eccedono, eccellono, non mi ricordo, voglio dire questa parola non mi viene, perdonatemi, in un filone, quindi fondamentalmente potrebbe anima divertirsi su quella strada dove ha una particolare attenzione importante. Anche quella, a volte possono trovarsi incastrati nei corpi e quindi comunque giocare al massimo dove possono. Alcuni autistici sono forti in matematica, alcuni nei disegni, alcuni non so, adesso io non sono proprio nella materia medico, quindi non saprei, però alcuni invece potrebbero sentirsi un po' incastrati, magari sofferenti. Però è una prova, è un'esperienza, quindi fondamentalmente ci rimangono, no? Non dimentichiamo che noi diamo un tempo da 1 anno a 100 anni, ma l'anima, questo tempo di 80 anni di vita è un soffio, quindi poi ne rifaranno un'altra di esperienza. L'importante nel momento in cui invece anche noi da di fuori sperimentiamo il nostro vissuto con un bambino così che poi cresce, anche noi ci avvaliamo di questa esperienza fatta, no? E quindi è un dare, un donare, e avere, è sempre comunque questo otto dell'infinito, no? Che siamo un po' tutti connessi. Quindi c'è un disegno divino, c'è un progetto, in ogni cosa, in ogni situazione stiamo sperimentando, quindi prendiamolo per il meglio.
Sofia ti contatterà molto presto. Grazie. Allora, Mary, Sì. intanto che aspettiamo altre domande che poi arriveranno, di sicuro ne approfitto. Sì. Dalle informazioni che la mamma trasmette al feto e quindi a quella che è questa grande conoscenza dell'anima, hai visto che è arrivata un'altra domanda, però adesso faccio questa, poi leggo la domanda che è arrivata. Ovviamente alla nascita ci possono essere, come si dice, dei bambini che possono avere dei condizionamenti, dei disagi emozionali, possono sentirsi invisibili o non avere completamente autostima, no? Sì. Cosa ne pensi di tutto questo? Guarda, anche lì c'è tutto il dopo, no? Il momento in cui il bambino esce dal grembo e quindi si trova in questa terza dimensione, dove i primi contatti sono proprio di esistenza, sono proprio quelli nella famiglia, genitori, mamma, papà e anche fratellini. E quindi anche lì si accumulano delle esperienze, dei vissuti, delle informazioni che il bambino, il neonato, assorbe dentro di sé, e sono proprio questi, magari l'invisibilità. Oggi un po' tutti presi da lasciarlo all'asilo o dalla nonna, il neonato quando viene tolto dalle braccia della mamma e dato comunque alla maestra, l'anima lo sente, no? Sente questo passaggio di calore, di connessione vibrazionale che non identifica come suo di appartenenza, no? È come iniziare a staccare i filamenti. Quindi sì, abbandono. Invisibilità, perché comunque magari poi è il momento in cui una volta le mamme stavano in casa, quindi questo bambino veniva cullato e forse si ipnotizzavano a guardare il bambino che si addormentava cullandolo, no? Muovendo la culletta così. Oggi come oggi invece nel momento in cui si è addormentato, via, devo andare a fare i piatti, la lavatrice, e quindi un anno, 2 anni, 3 anni appoggiato lì, magari in terra a sperare che gioca per un po', c'è il senso di invisibilità, lo portano. Molto spesso anima mi porta in quel periodo dove li vedo in terra, li vedo nella solitudine, nell'abbandono e nell'invisibilità. Emozioni che hanno una parola, no? L'abbiamo detto, però creano un vuoto dentro. E Certo. quindi un vuoto che sempre, siccome non si hanno i ricordi, ma soprattutto non si hanno in quei tempi la capacità di elaborare. Un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, come fa un bambino a elaborare o a dirtelo ciò che invece no, gli viene a mancare? Quindi lo porta con sé e lo manifesta nel momento che dalla pubertà viene trapassata all'adolescenza, cioè il debutto in società, l'esplosione di tutte queste emozioni particolari di bassa vibrazione vissuto in questo periodo dell'infanzia. Viene in esplosione nell'adolescenza, quando cioè si trasforma, c'è cioè una trasformazione del corpo fisico proprio nella cellula. Quindi si dice, no, che questi bambini sono adolescenti, sono impazziti, perché in quel momento si esplode tutto quello che è mancato, quello che è ceduto e quello che non si è riusciti ad elaborare, e viene buttato così un po' nel caos nel momento in cui c'è questa tempesta ormonale, quindi la follia della cellula, no? La tempesta ormonale è quando da bambina ti trasformi in donna e quando anima inizia ad elaborare. E allora c'è tutto. Quindi, e lì il genitore anche con lui impazzisce. Quindi c'è da stare attenti, cioè a volte in questi incontri c'è da mettere ordine. C'è da mettere ordine cercando di riportarle. Anche lì facciamo viaggi nel tempo, perché anime che mi
che incontro magari quarantenni, cinquantenni, andiamo in quel periodo, noi facciamo un viaggio indietro nel tempo, nel luogo, anima mi porta lì, nel luogo dove è accaduto queste mancanze, dove si sono creati queste situazioni di emozioni particolari e li andiamo a elaborare. Cosa vuol dire elaborare? Li andiamo a comprendere con la maturità di quell'età che ci stiamo incontrando nel qui ed ora. Le andiamo ad elaborare, andiamo a perdonare i genitori, chi è che ha combinato, diciamo, il pasticcio, a comprendere, e quindi lo trasformiamo come sentimento e passando nel tempo in avanti ritorniamo nel qui ed ora ristrutturati, armonizzati, come abbiamo detto all'inizio della sessione, della diretta. Sì, allora aspetta, che niente, il nome non lo vedo. C'è questa domanda che è molto carina. Sono tutte domande molto interessanti, devo dire. Bellissimo, abbiamo toccato degli argomenti. Allora, dai, vai. Quante persone soffrono di demenza senile e non riconoscono più nessuno? L'anima riconosce i propri cari? Sì, l'anima riconosce i propri cari. Ovviamente lì c'è la disconnessione perché lì qualche cosa che non funziona è nella cellula, no? Sono nei neuroni del cervello, ma anima conosce, sì. E che cosa fa anima in quei momenti così particolari? Se ne va un po' in giro, quindi lascia un po' il corpo lì e tra l'altro in questi periodi che cosa succede purtroppo? Ci sono i medicamenti, no? E quindi questo corpo non risponde più, lei lo sente che non risponde più, quindi se ne va un po' in giro. Magari viene dai figli, va dai nipoti, li va a prendere a scuola, lei fa un'altra vita un po' parallela. La va e torna, esce, fa i viaggi astrali, come dicevamo prima con quell'altro ragazzo, però sì, li riconosce. Stavo leggendo anche questo messaggio di Nadia che dice: mia madre era al lavoro tutto il giorno e sono stati i primi anni con nonna e con le tate. E poi aggiunge: in adolescenza ho fatto casini, stavano impazzendo con me. Ecco, e questa è una struttura che purtroppo ritrovo molto spesso in queste anime con cui mi connetto, che mi portano in quel luogo, in quei tempi. Come dicevo prima, comprendiamo perché un po' tutti noi siamo cresciuti un po' con il benessere, quindi questi genitori andavano a lavorare, erano anche nuove queste situazioni perché chi veniva dalla campagna o chi veniva dal mare, no? Come pescatori, comunque era un lavoro di unione, di famiglia. Invece questo lavoro di modernità ha diviso, no? Perché una volta in campagna c'erano i genitori, poi i figli crescevano, andavano lì tutti i bambini a correre, magari facevano dei piccoli lavoretti come un gioco. Invece questa nuova tipologia di lavoro meccanico ci ha portato fuori della casa separati. Quindi la moglie, la mamma andava da una parte, il papà da un'altra, questo figlio non si poteva portare dietro. Purtroppo è accaduto questo. Adesso dobbiamo semplicemente cercare di comprendere per le nuove neomamme, perché la vita è ancora questa, non è cambiata, di fare un atteggiamento, di avere un atteggiamento particolare e attento quando si va via, quando si lasciano, magari con amore, affinché loro possano non sentirsi mancare di nulla, anche in vostra assenza. Una domanda che ti pongo io, intanto che aspettiamo le persone. Senti, vengo avanti, quindi un bimbo che cresce, ovviamente si trova in famiglia, ma l'anima con il corpo, quindi il riconoscere sé, l'accettazione del corpo. Sai che noi tante volte vediamo il nostro corpo, non ci piace, ci crea problemi, lo vorremmo. L'accettazione che abbiamo del nostro corpo. Quante volte ti capita, ad esempio, di incontrare persone che vivono quella che è una disconnessione con il proprio corpo? Mi capita, mi è capitato,
non dico spesso, però mi è capitato che non si riconoscono nel proprio corpo, anche quando poi proprio l'anima mi ha detto: guarda, che io non mi riconosco in questo corpo. E la persona con cui interagiva ha detto: sì, io non mi riesco a riconoscere neanche quando mi specchio. Quindi sì, accade, perché alcuni nel momento in cui si rincarnano, poi magari non avevano il desiderio di avere quella tipologia di corpo e si ritrovano a non apprezzarsi, a non accettarsi. Che cosa succede? Un'altra volta, alcune volte invece, una cosa che è la non accettare il corpo, non solo per la tipologia alto, basso, oppure con gli occhi azzurri, biondo, moro, ma ricordarsi perfettamente chi si è, quindi essenza pura, energia, con i suoi poteri, le capacità di andare e venire ovunque senza limitazioni. Quindi non accettare il corpo perché è costrittivo, cioè sentirsi come in scatola. Allora lì, qualsiasi forma, magari fosse maschio o femmina o anche una bellissima donna, però sentirsi che in questo corpo è limitato. Anche questo è non accettare, perché anima non riesce a andare via nel tempo, a passare oltre le pareti, a fare quello che vorrebbe fare. Allora lì, perdendosi un po', il ricordo di chi si è, non si accetta questo corpo. Poi però che cosa succede? Alcune volte invece, portando indietro, come ti dicevo prima, queste emozioni della nascita, della crescita, a volte la relazione con il corpo non si ha bene e corretta e in serenità, perché ci sono disagi emozionali. Quindi il rapporto con il corpo tocca tanti argomenti, tocca tanti punti. Sì, potrebbe toccare anche chi abusa del cibo, quindi problematiche anche con sai, il partner, l'altro sesso e quindi il cibo Certo. o anche sai, sostanze se vuoi, no? Perché Sì. comunque. Sì, fondamentalmente questa, per esempio, questa costrizione, quando un'anima si sente costretto, non è capace di trasmettere tutto ciò che è lei come essenza, attraverso questo corpo si sente chiuso in gabbia, quindi lì è una sofferenza importante. E lì potremmo essere, per esempio, anche no, non si sente a suo agio nel luogo, nel tempo e nel corpo, e lì magari attirato da sostanze. Nel momento in cui invece è in connessione con l'alimentazione, con il cibo, è riempimento di cose mancanti, ma anche un riempimento o un desiderio di manifestarsi, quindi sai, quando si mangia comunque si prende chili, di essere Certo. visibili, quindi di sentirci, di esserci. No? Di farsi vedere. Un'altra cosa in relazione con l'altro sesso, quindi con il nostro compagno, è anche l'equilibrio. Come si può dire? Ci sono anime che scendono con una grande intensità e considerazione dei sentimenti, dell'amore, un amore che ama tutto, ama la foglia che cade dall'albero, una grande capacità di amare. Magari si incontra con un'altra anima che invece è attratto o attirato o distratto da altre cose. Questa impossibilità di connessione vibrazionale empatica molto forte rende e crea un disagio nella identità corporea dell'anima, che si può collegare al cibo anche o alle sostanze. Le anime si dice, no? Alcune sei più sensibile, tu sei meno sensibile. Queste anime estremamente sensibili, ma la sensibilità non è fragilità, la sensibilità è una bellissima manifestazione dell'anima. Quindi anzi, alimentiamola, ma non con il cibo. Questo cibo anche è un condizionamento esterno, come culturale.
Alimentiamola invece con questi nuovi atteggiamenti, quindi le posture, lo yoga, la meditazione, perché essere sensibili e vibrazionalmente in un'elevata vibrazione positiva è essere anima e manifestarsi come anima. Allora, aspetta che sono arrivate delle domande e non le avevo viste. Un malato terminale in stato comatoso similare avverte i suoi cari vicino a lei al suo letto di morte? Allora, guarda, il malato terminale in uno stato comatoso purtroppo vive in una esistenza quasi fuori dal corpo. Nel momento c'è chi sta in coma anche per un lungo tempo e comunque non è con un malato terminale. Non riesce purtroppo se non siamo in connessione, in capacità medianiche come Aedel, non lo possiamo percepire, non lo percepiamo. Sta vicino, lui veramente ci sono anime che magari non sono pronte ad andare via e continuano a cercare di rimettersi nel corpo, attivare tutto ciò che si è disconnesso. Quindi sì, è in comunicazione continua con i vicini, insomma, i parenti, i familiari. Ovviamente se non si hanno aperture, capacità e doti e predisposizioni medianiche, lui parla, ma non lo sentiamo. Vero. Anche questa è una bellissima domanda. Vediamo. Allora, l'anima degli animali, sai che io sono animalista, figurati, Sì. è uguale alla nostra? Anche loro hanno dei compiti ben precisi. Se li troviamo nella nostra vita, è per la crescita di entrambi? Allora, sì, io anche amo gli animali. Loro hanno un'anima come la nostra, non posso dire più o meno voluta, evoluta. Diciamo che sono esperienze un pochino più particolari, sicuramente limitative, perché loro il loro sentimento non lo possono comunicare a voce, lo comunicano con le loro capacità di elaborazione, di visione. Hanno compiti precisi. Beh, gli animali sono nell'amore, anima lì, quindi è il riflesso dell'anima pura, no? Di quell'anima, quella sensibilità, quella di cui parlavo prima, della manifestazione. Quindi sono anime pure che non vengono a caso. L'incontrarsi con loro è a guarigione sia per loro che per noi. Sono percorsi di crescita. Sempre quell'otto di condivisione è uguale per noi e per loro. Deve amarli tanto gli animali, questa persona, per aver fatto questa domanda. Eh sì, perché Grazie. sono animali, io dico che proprio loro a volte dovremmo prendere un po' di spunto, perché io per esempio ho un gattino, però anche i cani, no? Loro amano a prescindere e quindi a volte dovremmo un po' imparare da loro, perché noi ci facciamo intossicare da questa mente, quindi abbiamo dimenticato la manifestazione dell'amore puro, incondizionato. Le mamme magari ce lo ricordano sempre, però anche le mamme alla fine in questo mondo così particolare vengono messe a dura prova con questo amore incondizionato, perché questi ragazzi crescono e modificano la loro essenza a sua volta, come tutti noi, tanto a volte da non riconoscerle. Quindi loro sono qua, questi animali, per ricordarci la nostra purezza, ricordarci cioè le nostre origini, che noi a volte dimentichiamo. Vero. Mary, cosa vuol dire indifferenza nella relazione? È Nadia. Aspetta, sì, è lei. Indifferenza nella relazione. E come vi dicevo prima, no? Non tutti hanno il concetto dell'amore, no? Dell'amare così, insomma, cuore aperto
insomma, non tutti hanno questo valore. È come quando andiamo a scuola, no? Che sentiamo la maestra che dice, ognuno dà il meglio, però le maestre danno i voti, no? Però fondamentalmente, che cos'è bello? Che quando si va a scuola e vedere che danno il meglio delle loro possibilità. Quindi non c'è indifferenza nella relazione, c'è semplicemente il desiderio di andare a vedere se quella persona che ci ama sta dando il massimo della sua amore. A quel punto lì, se tu ami questa persona e vedi che nella sua indifferenza c'è il massimo di quello che lui può darti, anche quello è un amore al 100%. Quindi bisogna cambiare prospettive, non c'è uno schema per poter incasellare queste emozioni. Allora, Manuela, ciao Manuela, perché l'anima non si stacca da un corpo che è in decadenza come persone vegetali? Guarda, non è facile così come si può pensare staccarsi dal corpo. Nel momento in cui l'anima si ancora, immaginiamo, io ce l'ho questa come visione, immaginiamo che la sede dell'anima sia la spina dorsale, no? Quindi tutto ciò che è midollo e quindi DNA. Nel momento in cui il corpo è ancora in funzione, non è così facile distaccarsi dal corpo. Quindi l'anima a volte ha difficoltà proprio perché invece questo corpo continua a funzionare. Perché le persone vegetali sono vegetali nella mente, ma le attività cellulari le hanno magari vitali. E quindi non si staccano perché non ci riescono, perché state certi che appena possono loro vanno via da un corpo che non risponde, ovviamente. Questa domanda di Graziella l'adoro, Vediamo. perché adesso capisci perché. Anche i pappagallini hanno un'anima singola, collettiva. Io ne ho quattro di pappagalli. Guarda, è come vi dicevo prima, le anime degli animali sono anime pure. Noi anche siamo tutte connesse, perché specialmente io lo testimonio con il fatto che sono connessa con l'anima anche a grande distanza e online, perché io non faccio in presenza. Quindi gli animali che rimangono nella loro originale purezza animica sono tutti connessi fra di loro. Un'anima collettiva. Posso dire che hanno l'anima singola, ma sono collettivamente molto più uniti di quanto lo siamo noi, perché non hanno il condizionamento culturale che li distoglie mettendoli singoli, no? Noi siamo dissociati con l'inquilino sopra sotto, immaginate, loro no, loro fanno branco, fanno gruppo. Esatto, belli pappagallini. Guarda, non Sì. pensavo che interagivano come interagiscono in un modo da paura. Ne ho quattro, sono gelosi l'uno dell'altro. Guai, guai a guardarne uno e non guardare gli altri. E guardare gli Senti, altri. io ho due gatte e sono il mio amore più grande. Io amo gli animali, sono la mia divinità. Eh sì, eh È vero, sì, sì. poi loro ci guariscono poi in un certo senso, quindi i Tantissimo. gatti, ecco. E quindi adesso poi che sono messi anche come pet terapia, è un passo avanti, ci stiamo risvegliando, creiamo l'onda del risveglio e siamo propositivi che quello che stiamo facendo adesso, il percorso che noi stiamo intraprendendo, possano aprire delle strade per i giovani del futuro. Vero. Correndo velocissimamente, siamo quasi alle 11. Faccio ancora un salto. Adesso faccio proprio un salto nel vuoto. La reincarnazione, queste anime che nascono, vivono e poi wow, pappagallino arrivato a 20 anni. Ah, però. Che pappagallino è? Scusa. Allora, beh, scusami, Mary. Allora, queste anime che scelgono di vivere, no? Una vita terrena e poi però si reincarnano, si reincarnano, si reincarnano. Questo
come dirti, ciclo, Anna Cocorita. Questo ciclo continuo, cosa ne pensi della reincarnazione nella tua esperienza con le anime? Guarda, ci sono, queste reincarnazioni avvengono, come diceva, proprio perché l'anima è così curiosa, che ha il desiderio di sperimentare, tutte le tipologie di vita nella fisicità, perché l'anima è in eterico e può vivere ovunque, stare in aria, però sperimenta, scende. Che cosa accade? Che a volte invece magari poi si innamorano. Più di tante altre, quindi si rincorrono, corrono anime con le altre anime. Credo che sia una libera, sai, questo libero arbitrio lo metterei anche sulla libera scelta di questa reincarnazione, perché invece ci sono anime che incontro che sono stanche di aver fatto sempre questi cicli, che ormai hanno un po' compreso, hanno sperimentato e quindi magari anche sono pronte a fare altri cicli di reincarnazione in altre dimensioni, no? Perché noi siamo nella terza dimensione e in un corpo materico molto pesante. Quindi apprezzo, incontro anime pronte a fare il salto in evoluzione ancora, perché non smettiamo mai di crescere, anime che si rincorrono, quindi alla ricerca di mettere le cose a posto, anime che magari distratte hanno vissuto vite più nella materia e ora cercano di rientrare nei loro ranghi. Li trovo anche con percorsi magari da ristrutturare un po' in pasticci fatti nelle reincarnazioni precedenti. Però si aggiusta, ecco, l'importante è arrivare al momento in cui ci si ritrova dentro, ci si riconosce da dentro e si riprende un po' le redini della essenza, no? Dell'esistenza, no? E si rimette in pista. La bellezza che trovo, oltre alla immortalità dell'anima, quindi a desiderare poter sperimentare tante viti, il desiderio proprio del libero arbitrio, cioè di fare ciò che uno vuole, quindi di tornare se lo vuole, di non ritornare più, o quantomeno poi di ecco, laurearsi ed essere pronti invece a sperimentare altri luoghi e altre dimensioni. Quindi un meraviglioso percorso di esistenza importante, questa reincarnazione. Sì, allora Gabri ti dice: gli animali si reincarnano nella stessa vita dei loro proprietari. Guarda, spesso gli animali non vedo che si rincarnano lì, ma che li aspettano. Noto molti animali che una volta, ovviamente una vita più breve del proprio proprietario, li aspettano. Aspettano per poi magari riorganizzarsi in un altro viaggio insieme. Ma non ritornano, non li ho visti mai ritornare nella stessa esistenza. Infatti, anch'io penso la stessa cosa. Ho letto che i pappagalli possono vivere fino a 80 anni. Dai, Penso che cara. siano. Allora, io ho due calopsiti e due inseparabili, quindi adesso spero che non campino 80 anni, non per fare la vita corta loro, ma perché non saprei a chi lasciarli. Però, Sopravviverete. insomma. No, credo che quelli che ho io possano arrivare ai 20 anni, possono. Pensa, caspita, Quindi tanti. invecchieremo insieme, io e i miei pappagalli, i gatti e tutta la famiglia di animali che ho qua. Ah, carino. Ah, ancora? Si guarda Google. Nadia, cosa vuol dire si guarda Google? C'è ancora una domanda? Poi Sì. siamo arrivati alle 11 e anch'io due calopsite, sono terribili, ma gli inseparabili sono ancora più terribili delle calopsiti. Luciana ti chiede: ma si rincarnano ancora come animali o persone?
Guarda, spesso si rincarnano come persone. La vita di l'esistenza di animale è un passaggio, non è proprio continua, ripetitiva, come invece vedo l'incorporarsi dell'anima quando incontro nell'anima del corpo umano. Semplicemente, solitamente sembra proprio un passaggio animale e poi si rincarnano. Come dicevamo prima, quasi una laurea fatta da umano. Mi sa che le abbiamo fatte un po' tutte le vite, l'esperienza da animali, mi sa che ci siamo stati un po' tutti. Eh sì. Ci Eh riconosciamo un po', sai, il loro. sì, assolutamente sì. Mary, siamo arrivati alle 11. Da te che ora Volando. è? Da te Da me che ora sono è? le 4 di notte. Ho fortuna che ho gli occhiali perché questi orecchietti che mi si chiudono. Però è Immagino. volato, guarda, un'oretta e mezza è stata fantastica, sono stata veramente bene con te, grazie. Io credo che dovrei tornare, credo che ti richiederò. Cioè, l'unico problema, vedi, che mi spiace è che tu devi stare in piedi di notte. Noi abbiamo tutta la felicità dell'ascoltarti, però ovviamente tu intanto non dormi, no? Qui, insomma, 11 di sera uno dice, vabbè, è un orario ancora, però 4 del Genere, no? mattino. Invece per me è stato un po' tragico. Ho messo la sveglia al pomeriggio e poi la sveglia da mezzanotte all'1:30. Ho detto dormo un po', però ne è valsa la pena perché sono stati in tanti, hanno fatto tutte domande importantissime. Abbiamo trascorso 1 ora e mezzo come se fosse stata Volata. mezz'ora. Non so chi Scusa. è perché non mi scrivono i nomi, Sì, non sono le lo so. 4 della notte da me, per chi non lo sapesse, io sono in Thailandia, quindi mi sono svegliata nel cuore della notte per stare con i vostri cuori, con i cuori di Edel, che mi ha proprio accolto a braccia e cuore aperto. Organizzeremo un tour per venire In da vacanza te, qua da me, ai tropici, vero? sotto le palme, vi aspetto. Volentierissimo, a parte il caldo che mi hai detto che fa, comunque Un po', la una Thailandia settimana penso di che sia meravigliosa, Sì, è vero, è vero? meravigliosa, sì, è meravigliosa. Ha un ritmo tutto più lento e quindi ci si sta proprio, l'anima ci si impacchia in questo ritmo lento. Eh beh, però sai, neanche continuare a vivere di corse come facciamo noi, stress e tutto Appunto. quello che stiamo subendo, Certo. insomma, diciamo che penso che dove vivi tu sia un paradiso realmente. Verrete a sperimentare anche questo luogo qua, in questa reincarnazione. E vi aspetto, sono qua. Volentierissimo. Mary, grazie, è stata una Grazie a serata te. veramente fantastica perché il tempo è veramente volato. Avrei avuto ancora così tante cose da chiederti, perché ovviamente di domande ce ne sono tantissime parlando di anima, però ecco, quando tu vorrai. Facciamo. Rispettando le tue notti Sì. sveglia, io sarò felicissima di fare una diretta. Lo farò, lo faremo sicuramente. Ti Quindi ringrazio, ti ringrazio. lancio l'invito in diretta, Bene, l'invito preso. accettato, bene, è nostra, dovrà solo decidere Benissimo. quando. Grazie mille, A Mary, presto. grazie di Un buon abbraccio, cuore. grazie a tutti voi. Grazie e a presto. E buonanotte a tutti. Buonanotte.